Giusetta Fioroni è la protagonista femminile della scuola di Piazza del Popolo. Rispetto al resto del gruppo, la sua pittura sviluppa un carattere più intimista, legato in particolare ad una ricerca sull'universo femminile. Oltre alla pittura, al video e alla fotografia, la Fioroni lavora con la ceramica e realizza opere in legno, scatole e teche nelle quali racchiude carte e oggetti legati al mondo delle fiabe. Ha un rapporto elettivo con la poesia. Nel corso della sua vita collabora con diversi scrittori, oltre al suo compagno Goffredo Parise, con Dacia Maraini, Alberto Arbasino e molti altri. Roma negli anni 60 ha avuto uno speciale momento di vitalità e di grandissima creatività. Gli artisti si interrogavano su un futuro, come sempre avviene per cicli. Iniziarono a guardarsi intorno e fu un'occhiata legata alla città, all'arredo urbano, anzi oserei dire. Alla città e contemporaneamente anche al cinema, che aveva una grande preponderanza, c'era la nuova musica e ognuno prese una sua fonte di ispirazione. Io personalmente scelsi le immagini filmiche, le immagini dei giornali, soprattutto immagini femminili, volti di donna, di bambini. Ognuno, insomma, fece un suo percorso in una direzione che comunque determinò la fine dell'informale. Quegli anni lontani, che furono la fine dei 50 e i primi del 1960, non c'era nessun spazio per il lavoro delle donne. Allora conobbi un gallerista di Milano che aveva una galleria, Il Naviglio, che si chiamava Carlo Cardazzo, molto famoso in Italia allora, il quale si interessò un pochino al mio lavoro e comprò da me una dozzina di piccole tele. Mi trovavo a Milano per progettare una mostra quando lui fece vedere queste tele a un suo collezionista. Gli disse: tu ti interessi di giovani pittori? E gli mostrò una fila di quadri e lui cominciò a scegliere questo, 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 questo. Poi dice: adesso girami, fammi vedere i nomi di questi pittori. Quando arrivò al mio, i miei erano firmati dietro come gli altri, c'è scritto Giusetta. Dice: ma questa è una donna, c'è scritto, finisce in A il nome, Giusetta. Eh sì, certo, una donna, ma che importa, se ti è piaciuto. Ah no, io quadri di donne non ne compro, perché si sposano, fanno dei figli e smettono di lavorare. Questo per dare l'esempio di che preciso ostruzionismo c'era per una donna che entrava in campo. Oggi è il contrario, se una è una donna ha molte più attù, perché si è ribaltato il problema e la cosiddetta creatività al femminile è in assoluta auge. Il femminismo, io sì, l'ho vissuto anch'io, però non è mai stata una corda che a me ha interessato, lo dico sinceramente, perché il mondo contro gli uomini mi sembrava una cosa strampalata. Mentre il femminile mi ha interessato molto, perché apre una enorme quantità di altri settori. Il primo è quello dei sentimenti. Io ho fatto un'enorme quantità di quadri, di carte, di disegni molto grandi, con una vernice alluminio che mimava la pellicola, sia fotografica che cinematografica, e ho realizzato continue esperienze femminili: lo stupore, la gioia, il desiderio di seduzione. Ognuno raccontava un momento della femminilità.
Io ho sempre lavorato su temi che mi erano strettamente congeniali e anche portatori di emozioni attraverso la vita, insomma, ecco, non ho mai fatto un lavoro del tutto concettuale. A distanza di tanti anni si può dire che i miei quadri sono più vicini a certi quadri tonali di Morandi che a quelli di Andy Warhol, per cui è una pittura europea.